Questa al solito, questa di Zalberghiero di Cornia, qui un impegno importante oggi all'interno della festa di Cuochi, un convegno, il ruolo dello chef importante nella corretta alimentazione. Allora, direi che è duplice il ruolo dello chef, perché da un lato chiaramente si deve attenzionare la preparazione di un piatto che deve essere gradevole e quindi palatabile, quindi rispettare anche alcune caratteristiche organolettiche, dall'altro però non deve trascurare la sicurezza di un piatto, quindi gli alimenti che in qualche modo deve scegliere devono essere alimenti di prima qualità, e con questo si intende alimenti sicuri, che è diverso anche da dire alimenti salubri, perché alimenti salubri sono idonei al consumo, sicuri sono alimenti che non contengono sostanze tossiche. Il mio ruolo, la mia relazione era tesa in qualche modo a capire quali sono i materiali a contatto con gli alimenti che possono essere utilizzati anche dai cuochi, quindi in cucina, a partire dalle pentole, dalle vaschette di alluminio, i fogli di alluminio, e anche gli utensili o forchette, cucchiai, e in qualche modo a capire se ci sono delle difficoltà tossicologiche per quanto concerne questo materiale. Si chiamano i MOCA e praticamente in modo particolare ho posto l'attenzione sull'alluminio, anche perché le leggi, le normative sono di gran lunga in continua evoluzione, con anche, nell'ambito anche della comunità europea, e bisogna armonizzarne l'utilizzo. L'alluminio è un alimento che ha destato molte perplessità, perché negli ultimi tempi si associa anche a molte malattie neurodegenerative, così come anche alcuni metalli pesanti, il piombo, il cadmio, e in qualche modo si devono usare delle accortezze particolari quando si usano delle vaschette di alluminio. Prima di tutto leggere l'etichetta, perché l'etichetta ci aiuta a capire che il contatto dell'alimento con l'eventuale materiale di alluminio, i tempi e la temperatura sono tre fattori fondamentali, e quindi ci sono addirittura degli alimenti che possono essere usati anche per temperature, diciamo, a temperatura ambiente per 24 ore e per tempi prolungati, ma ci sono altri alimenti che assolutamente bisogna utilizzarli, se si utilizzano con ad esempio il contatto prolungato a soltanto a temperatura refrigerata, oppure ancora bisogna tener conto della natura dell'alimento, che non deve essere né troppo acido e né troppo salato, altrimenti c'è il rischio di una migrazione dell'alluminio nell'alimento. Perfetto, così.